Bella raga, benvenuti in questo nuovo video abbastanza diverso dal solito. Ormai praticamente tutti i miei video li inizio con questa frase. Come potete vedere, alla mia sinistra, che sarà la vostra destra, in teoria ci sarà Michele. Mentre di qua c'è una persona che abbiamo cattato in fondo alla strada, nonché mia sorella Irene. Mamma mia, non vedo niente con sto sole. Nel video di oggi cercheremo io e Michele di insegnare ad Irene ad andare in moto. Oh, posso vedere che faccio? Sì. No, dicevo prima, se no te la faccio rifare. Dai, postarci. Lì potete notare che ci sono due moto. Una è la moto solita che conoscete tutti, il TM, mentre l'altra è una Suzuki GSX-S125 che mi è stata gentilmente data da Suzuki per fare la Suzuki Challenge, che vedrete un po' più avanti nel mio canale, cioè tipo tra due settimane, una roba del genere. Comunque non è la mia moto nuova, visto che comunque lei è... cioè già io sono basso, vieni qua un attimo. Sì, 1,57, portati con tanto onore. Davvero 1,57? Sì. Vabbè, comunque, come avete potuto vedere, lei è 1,57 e sul TM ci tocca perché abbiamo provato prima, però non so quanto possa resistere, in realtà, visto che comunque pesa un pochino come moto e se già devi stare in punta di piedi toccando proprio con l'alluce, dopo un po' magari gli viene un crampo, cade e distruggiamo la moto. Cade e distruggiamo la moto. Prima diciamo che le basi gliele insegneremo con la Suzuki, mentre poi cercheremo di farle provare il TM e ho già paura anche solo al pensiero in realtà. Posso fare una premessa? Vieni qua con me però. Bassati. Premettiamo che io non ho mai usato una moto a marce, mai. È la prima volta nella mia vita. Anche non a marcia. Però ho la patente e guido bene. E guido bene. L'ultima volta che Daisy ha detto una roba del genere si è schiantata sul muretto di Iannone. Cioè questo è un casino, cioè ho già paura. Me lo allacci. Certo, aspetta che accendo la GoPro. Dai, che si appizza. Aspetta che sincronizziamo l'audio. Io non ho capito. Ok, allora iniziamo con la Suzuki. La prima era in... giù. Ok, e le altre sono in... su. Ok, quindi ora è in prima, per cui è in giù. Per mettere la folle che sta tra la prima e la seconda devi tirare in... sì, ma questo lo tengo premuto. Frizione, come nella macchina. Ok, no, molla. Piano, piano, zio. Aiuto, già ho paura. E l'acceleratore? È questo. Ah, ok. Il freno dietro è questo. E si usa? Schiaccia, sì, si usa. Ok, ce l'hai? Sì. Ci sei? Allora, per accendere la Suzuki, le chiavi, per cui non è come il TM, giri il quadro, ora sei in folle. Ah, ok, questa è la frizione, quindi io tengo premuta la frizione. Ok. Freno davanti. Bello. Freno davanti? Ce l'ho. Freno dietro? Ce l'ho. Ok. E questa è la parte più facile, no? E questo è il cambio. Accendi la moto. Dov'è che succede? Clicchi questo pulsante qua, tenendo il freno. Metti in prima, schiaccia forte, schiaccia forte. Cosa? Ok, adesso l'hai messa in prima. Ok. Per partire. No, piano. Ah, ho proprio detto a spontanea volontà. Piano, tira la frizione, tira. Sono ancora in prima. Ok, allora più piano. Comunque per fermarti, tiri come in macchina, tiri la frizione e freni, ok? A frenare solo no? No, perché sennò si spegne. Scusami, in macchina cosa fai? Freni e basta. No, giusto, tira frizione. Ok. Allora, mollala piano piano e accelera. Piano piano. Vai, vai, piano, piano, piano. Tira tutta. Perché alla fine la molli di colpo? Non lo so. Riproviamo. È molto diversa dalla macchina, No. Dici che non è diversa dalla macchina? Che per me è molto diversa. Piano piano. Ferma. Tira la frizione e fermati. Grande, fra. Prima partenza. Allora riproviamo. Lì c'è la ghiaia, per cui direi di andare in strada. Dai, piano piano. Oh, io non ho mai fatto neanche il patentino, possiamo dirlo. La stavo perdendo. È fuori, guarda tipo lì. È stato più facile di ciò che pensavo. In realtà pensavo fosse molto più difficile. Adesso, boh, c'ho paura a farle guidare il TM. Comunque, bro. Next level. Ecco, questo non è next level. Praticamente ora cambi le marce. Come la macchina, Irene. Appizza la moto. Ok, in prima sei in prima. Allora, stessa cosa di prima. Parti. E poi? Quando stai andando, che sei un po' a velocità, per non andare tipo piano piano, sennò perdi anche l'equilibrio, tiri la frizione, spingi in su e sei in seconda. Poi devo lasciarla sempre lentamente o come la macchina, più aumenti marce? Sì, ovvio, più aumenti marce più puoi lasciarla veloce, però fidati che tra prima, seconda e terza lo stacco lo senti ancora. Spero di non cadere. Vai. Allora, e qua sono in prima e sto andando. Uh!
te ti fideresti a farlo guidare il tuo TM? No. Io non so se farglielo guidare, sarò sincero. Cioè, più che altro, esatto, se lascia la frizione velocemente come l'ha lasciata con la Suzuki, raga, col TM se lo tira in faccia. Ma zio! Ma zio! E mentre sento lei che grida qualcosa, sta tornando, raga. Oh raga, sono arrivata in quarta, giuro. E poi ho anche scalato. È incredibile, zio. Non ci credevo manco e ho detto sì, adesso cado. Invece no. Allora, adesso vuoi provare il TM? Ok. Sei sicuro? Occhio alla ghiaia, Irene. Pretendi troppo, zio. Aspetta, poi. L'hai presa questa. Cos'è che volevi fare? Stai ferma, stai ferma qua. Raga, e se questa non riesco a tenerla in piedi, voglio vedere il TM. Voglio vedere il TM. Ripresa la scena? Certo che l'ho ripresa. Però com'è per essere la prima volta? Non è così male, no? No. Bene, dai. Grazie Michele di avermi salvata. Ma tu l'hai fatta provare una ragazza questa moto? No. Io c'ho un po' paura, dico la verità. Adesso raga, porto un attimo lei dietro al TM, così le faccio vedere un attimino quanto va. E niente, il microfono e la GoPro ce l'avrà lei, per cui non mi sentirete bene perché io avrò il mio casco nuovo. Qua non hai le pedivelle, né? Ma i piedi dove li appoggio qua? Non li appoggio? Non vai a mettermi lì attorno a me. Ma questa posizione è sicura, Ivan? Ivan, cerca di non impennare perché non mi sento per un stabile. Sì, no, io mi stringo, ma te non impennare. Te sei fuori, te sei veramente fuori. Io mi chiedo come faccio a dormire tranquilla quando te sei in giro in moto, perché te sei fuori completamente. Ho paura, ti giuro. Io non voglio morire a 20 anni, Ivan, ho ancora tutta la vita davanti per voler morire. 20 anni? Eh sì, eh. Oh mio Dio. Mi hai lasciato tipo... E Ivan, avevo una paura. Ma te guarda, non è... hai detto o chiudo gli occhi o urlo. E alla fine ho chiuso gli occhi e ho urlato lo stesso. Scusa, fammi vedere un attimo quanto sei alta rispetto alla moto. Vai, stiamo tenendo, metti sui piedi. Ragazzi. Ok, ce l'hai. No, 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 non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho per niente. È un casino, dici, fartela guidare. Ivan, non mi vedi come sono su? Vabbè, dai, ma che non è che ci tocchi così tanto male, eh. Proviamo, se cado alla prima sappiamo come va. Zio, ma qua non... come si accende? Come si accende? Ah, questo è un casino. Allora. No, frate. Sì, zia. Come faccio a farlo senza stare in piedi? Vai. Forte. Schiaccia. Ha funzionato? No. Vai, appizzala. Forte, forte, eh. Allora, nel dubbio cosa devi fare se ti spaventi? Urlare, cadere, morire. Urlare, cadere. Da cadere. Lasciarmi andare a peso morto. Vai. Vai, perfetto. Sto andando. Sto andando, Ivan. Sto andando. Cos'è che stacchi la mano che manco sai andare in moto? Allora adesso proviamo a fare l'ultima prova con il TM, poiché poverina lei tipo è là che sta avendo dei crampi alle gambe. E ovviamente nello scorso video ho sistemato la moto, non vorrei fare questo video e nel prossimo video doverla risistemare ancora. Tempo di gas quando lo fai? Vai. Vai. Stai tranquillo. Scusa Ivi, non ce l'ho. Ti sei fatta male? No, solo la moto. No, io zero, fra. Perché non mi davi tempo di correrti dietro? Non acceleravo. Ma io ho provato a girare, ma non ce l'ho fatta. Batti 5, fra. No, davvero devi mettere nel video questo. Comunque raga, con una caduta del genere gli altri paramani si sarebbero distrutti, mentre questi sono graffiati e basta. Big up per Alba Motor Parts. Basta, ti arrendi? No, io riproverei, però qualcuno sta di là. Aspetta che io vado là a piedi e ti prendo quando arrivi. Vabbè, oh raga, capita. Poverina, lei si sarà presa male, cioè ha paura che magari mi arrabbia, ma... Faccio lo youtuber, no? Fa parte del gioco, no? Aiutami! Ferma, ferma, non fermarti, non fermarti, non fermarti. Oh, ce l'hai fatta da sola, eh? Grande, Fra, andiamo a mangiarci il gelato. Sì. Gelato, bro. Guarda. Andiamo a mangiare il gelato. Devo farmi un po' più male, sarebbe stato più divertente. Un po' di sangue, invece no.
Dunque raga, adesso andiamo a bere qualcosa e a mangiare un gelato. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi dispiace poverina per lei che è caduta. La ringrazio per avermi fatto fare probabilmente le views, sempre che questo video non sia demonetizzato. E ringrazio lui, dov'è? Per aver non salvato mia sorella quando in realtà l'ho chiamato solo per darmi una mano, per non farla cadere. Bella raga, ci vediamo nel prossimo video. Seguitemi su Instagram, mi raccomando, seguite anche lei così per ringraziarla del video. No. Ciao.